Innanzitutto con il nostro direttore Gianni Colacione, che sarà colui che avrà la conversazione con Marco Marchese a proposito della consueta rubrica ormai che aboliamo le mafie. Aggiungiamo anche Marco Marchese. Ciao Gianni, ci sei? Perfetto. Ciao, ci sono. Un saluto a tutti. Buonasera. Dovrebbe arrivare anche Marco nella conversazione. Ciao Marco, se ci mandi il video. Vediamo un po'. Sì, Ecco qua. sta caricando Benissimo. perfettamente. Ok, allora, so, no, adesso non ti si vede però Marco. Adesso? Sì, sta caricando in questo momento, perfetto. Bene. Ok, questo è il momento di Aboliamo le Mafie. Vedete Marco Marchese, il segretario dell'Associazione Radicale Telematica TV Radicale, con alle spalle un fantastico totem che ha il nostro logo, quindi invidio molto Lo faccio tantissimo Marco ammirare Marchese. in tutto lo splendore del Ecco, nostro ricordiamo, totem. logo sviluppato da Stefano Russo e poi realizzato, mi dimentico sempre il nome, chiaramente, quindi facevo meglio a non dirlo, però no, lo voglio dire perché è giusto, diciamo, che venga ricordato. È stato realizzato questo logo dal vignettista del Fatto Quotidiano che si chiama Gianni Burato. Quindi ringraziamo Gianni Burato e ringraziamo anche Stefano Russo che è colui che ha sviluppato il concept. Permettiamo l'ingresso in video di Marco Marchese e Gianni Colacione. Comincia da questo momento, sono le 20:08, la puntata nuova di Aboliamo le Mafie. A voi la linea. Buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori, buonasera al nostro direttore Gianni Colacione. Gianni, a te la Allora, parola. compagno segretario, buonasera anche a te. Allora, ovviamente un saluto a tutti quanti, siamo di nuovo presenti qui in video e facciamo questa puntata che se non sbaglio sia la quarta. La Sì, quarta confermo, siamo puntata, arrivati alla quarta puntata. sì. Praticamente siamo partiti dalla presentazione di questo sito. Realizzato appunto da Marco Marchese, un sito esplicativo e che avvicina un pochino il conoscitore, il web navigatore, insomma il navigatore su internet alla conoscenza della mafia e anche attraverso la diffusione di un documento importante che è il documento diciamo di esordio di questo sito che è la relazione della Commissione Antimafia. Un documento appunto che è stato postato con anche un accorgimento grafico importante in modo da renderlo più intelligibile possibile con un'alternanza cromatica e anche una riproposizione di commenti esplicativi ben separati e distinguibili da parte di Marco stesso per rendere più semplice la cosa. Abbiamo trattato nella prima parte l'aspetto appunto di questa relazione che verteva soprattutto sulla questione economica che era abbastanza pressante e anche abbastanza inquietante come diciamo, report della realtà che veniva appunto postato in questa relazione e ci siamo abbastanza appunto inoltrati nella trattazione e soprattutto su dati di tipo appunto economico e anche su entità di capitali che variano sulla grandezza e la pesantezza di questa economia parallela, gestita appunto dalle varie mafie, che insistono sul nostro territorio. Se Marco era d'accordo, volevo, parlare, prendere spunto di parlare, partendo appunto da questa, sempre dalla relazione della Commissione Antimafia, presieduto da, Pisanu, ricordiamolo, per fare appunto, venire a parlare un pochino di un altro appunto, argomento, che ovviamente è inevitabile, che è appunto quello della giustizia e volevo appunto leggere con questa intenzione volevo leggere alcuni passi appunto commentarli insieme a Marco. A un certo punto si legge appunto individuare e rompere i legami occulti tra zona grigio-nera e ambienti criminali è uno dei grandi compiti che dobbiamo assumere anche sul piano legislativo. A questo fine forse dovremmo puntare di più sul reato di favoreggiamento e sulle pene accessorie superando quei limiti del concorso esterno in associazione mafiosa, che le statistiche giudiziarie evidenziano impietosamente. Mi riferisco al fatto che, fino al 2008,
Di circa 7.000 indagati a questo titolo, il 60% è stato archiviato, mentre solo l'8%, e questo mi sembra abbastanza pesante, solo l'8% è arrivato a condanna. Qui in questo caso ci sta appunto una valutazione abbastanza inquietante relativa appunto all'invenzione di sana pianta di questo concorso, di questo reato di concorso esterno, che è un'elaborazione del reato associativo, di cui tra altre cose abbiamo parlato anche nella puntata scorsa del Punto, parlando della riapertura della revisione del caso Contrada. Ecco Marco, su questo diciamo potevi un pochino intanto illustrarci un pochino questo concorso esterno fantomatico e anche famigerato, di che si tratta, e volevo sentire appunto te cosa ne pensavi di questo accenno alla giustizia. Ma guarda, l'8% di condanne da parte fra gli inquisiti di concorso esterno e associazione mafiosa pagano poi dopo anche alcune revisioni, appunto come quella che si è appena aperta del processo che ha condannato Bruno Contrada. Adesso ci sarà questa revisione, poi staremo a vedere cosa decideranno i tribunali. E, la statistica commenta da sé questa fattispecie di reato, no? Il concorso esterno, che è stato sempre abbastanza contestato da più parti perché ha dei contorni abbastanza evanescenti, per cui è facile poi dopo che non si riesca a trovare proprio la prova oggettiva di questo concorso esterno. Io non sono assolutamente un giurista, per cui non mi avventuro e non provo nemmeno ad avventurarmi in interpretazioni giurisprudenziali piuttosto che in altri tipi di commenti. È chiaro che la statistica è talmente eloquente, e la Commissione Antimafia rimarca questa cosa qua, nel senso che in questo modo non si va affatto bene. Anche perché cosa significa il concorso esterno in associazione mafiosa? Qualcosa del tipo: io favorisco la mafia ma non sono organico alle cosche mafiose perché poi mi faccio i fatti miei? Qualcosa del genere, più o meno. Ecco perché va rivisto effettivamente, magari prevedendo un certo numero di gradi diversi, no? Un certo numero di scalini, dove più è alto più è grave. Operando sul favoreggiamento si capisce, cioè tu le cosche mafiose o le favorisci oppure no. Se poi dopo le favorisci perché non sei organico alla cosca mafiosa, però ti vai a fare i fatti tuoi, voglio dire, è sempre comunque un favoreggiamento, no? Quindi si era fatto il tentativo di inserire questo concorso esterno, però a quanto pare non ha funzionato molto bene. Noi abbiamo anche un caso, no? Un caso che poi si è risolto con un patteggiamento, con una pena, se non ricordo male, a 4 anni per corruzione elettorale aggravata. Un consigliere regionale eletto, fra l'altro il secondo eletto in Calabria, in quota PDL, in quota Popolo della Libertà, ex sindaco di un noto comune dalla Costa Viola calabrese, in provincia di Reggio Calabria, il quale, vabbè, adesso non lo citiamo proprio, siccome è stato condannato proprio per quel diritto, diciamo, all'oblio che si dà poi alle persone che hanno concluso la propria vicenda giudiziaria, anche se qui siamo al primo grado e non ci sono noti ancora ricorsi in appello, staremo a vedere. Però che cosa è accaduto? È accaduto che mentre ci si preparava per la campagna elettorale, questo signore, già sindaco di un noto comune della provincia di Reggio Calabria, andava a casa di questo mafioso e prendeva accordi seri, concreti. Il Ross era riuscito a piazzare a casa di questo boss, che fra altre cose è incredibilmente evaso dall'ospedale proprio pochi giorni fa, ne ha parlato pure la stampa nazionale, no? E praticamente c'erano delle perizie, questo sembrerebbe fosse malato o è malato, adesso non si sa. Comunque all'ospedale hanno ritenuto opportuno, hanno ritenuto che non era necessaria una sorveglianza stringente su questa persona. E giustamente questo si è alzato dal letto e se n'è andato, così, dall'ospedale di Locri se n'è andato. Uno dei boss
più pericolosi, il figlio di veramente un mamma santissima calabrese morto qualche anno fa per cause naturali. E quindi c'era questo consigliere regionale, il secondo eletto fra l'altro, proprio la persona che ha preso più preferenze in Calabria, che andava a casa di questo signore e si metteva d'accordo, dice sì, vabbè, poi dopo facci in modo che tuo fratello possa essere avvicinato dal carcere di non so dove, magari ad un carcere più vicino, poi attraverso quella tale società magari facciamo in modo che tu possa lavorare con le tue aziende, eccetera eccetera. E anche qui il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è caduto, poi dopo alla fine è rimasto soltanto la corruzione elettorale aggravata. Ma se tu vai a vedere un po' quelle, ad ascoltare anche, a leggere le intercettazioni, ti si accappona veramente la pelle. Quindi bisogna vedere, bisogna rideterminare questa cosa e ripensare un po' il favoreggiamento, perché altrimenti non ne usciamo più. E poi io sono molto d'accordo con l'interpretazione che dà, no, più che l'interpretazione, con il pensiero di Nicola Gratteri. Io sono un fan di Nicola Gratteri e sono d'accordo su tutto quello che dice Nicola Gratteri, che scrive nei suoi libri, tranne una cosa, una c'è sulla quale non sono d'accordo. Nicola Gratteri ritiene, lo dice ogni volta che gli è possibile, che secondo la sua esperienza, secondo lui, non c'è nessuno ndranghetista che abbia, diciamo, non la possibilità, cioè lui ritiene che non è possibile che possa esistere un ndranghetista capace di pentirsi veramente e che sia, come posso dire, attraverso la carcerazione redimibile oppure trattabile, nel senso che possa essere rieducato per un inserimento. In qualche modo l'esclusione di un recupero, insomma. Esatto, lui pensa questa cosa, sulla quale io chiaramente non sono d'accordo. Poi per il resto invece sono assolutamente d'accordo con tutto ciò che dice Nicola Gratteri, perché Nicola Gratteri fa anche un po', mette proprio le mani in pasta e dice: ma fino a quando noi avremo questa giustizia? Cioè, a parte tutti i problemi che noi conosciamo e che è facile andare a recuperare dai siti radicali, da Radio Radicale, perché se ne parla diffusamente in questo momento proprio sulla giustizia, c'è in corso uno sciopero della fame della fame aggravato da un semi sciopero della sete da parte di Marco Pannella, adesso diciamo ha tirato fuori questa nuova forma di sciopero, cioè quella di lo sciopero della sete, di bere ma di bere poco, cioè lui, anche perché ha detto su questa cosa, va detto che non avrebbe potuto seguire una formalità integrale di sciopero della sete, in quanto deve assumere delle medicine e quindi insomma per via orale. Esatto, che gli sono essenziali. Vabbè, però adesso i problemi della giustizia sono assolutamente gravi e in area radicale ne siamo assolutamente consapevoli, sappiamo tutto. Nicola Gratteri dice alcune cose. La prima cosa che dice è: bisogna fare in modo, in effetti, che bisogna rendere l'attività ndranghetista, l'attività mafiosa assolutamente non conveniente. Cioè, gli dobbiamo dare tante di quelle mazzate in testa in termini di anni di carcere, che la prima cosa che dobbiamo fare è renderla non conveniente, perché non è possibile che i boss mafiosi alla fine vengono presi, dopo 4-5 anni escono di nuovo fuori e automaticamente riprendono la loro attività. Addirittura per l'andrangheta è motivo di vanto farsi qualche anno di carcere, perché è quella scuola, è quel passaggio obbligato che rende poi dopo queste persone dure pure e pronte per, diciamo, avanzare nei vari gradi di carriera che sono previste dalle consorterie dell'andrangheta, come ci sono anche poi dopo vari gradi di carriera in altre consorterie mafiose come la Camorra, che forse è un po' più diciamo federale, nel senso che non ha probabilmente un'organizzazione unica, contrariamente invece a Cosa Nostra, che sembra che delle strutture di vertice ci siano ancora tuttora e che sicuramente ci sono state nel passato. Poi Nicola Gratteri fa anche tutto un ragionamento sulla giustizia, ad esempio, e qui sono assolutamente d'accordo, no? Cioè le notifiche, cioè con una norma di legge che si potrebbe approvare in Parlamento in 5 minuti, rendere obbligatorie
le notifiche solo attraverso la posta elettronica certificata. Cioè, poi fra l'altro la notifica non è che viene fatta alla cosiddetta, come si chiama, la signora di Voghera, la signora Maria di Voghera, no? Ce la prendiamo sempre con quella là. Allora non è che le notifiche degli atti giudiziari oppure la notifica della conclusione indagine viene fatta alla signora Maria di Voghera, che magari ha qualche difficoltà col computer e con la posta elettronica certificata. Cioè, qui abbiamo a che fare con gli avvocati. Avvocati di conseguenza con persone di cultura medio alta, persone che il computer lo usano correntemente, perché persone che utilizzano la posta elettronica, quindi proprio non vedo perché debbano andare in giro i notificatori dei tribunali, cioè gli ufficiali giudiziari, che poi per le cose importanti gli ufficiali giudiziari, siccome vengono ritenuti non particolarmente affidabili, allora dopo in queste circostanze ci mandano gli agenti di polizia giudiziaria a fare le notifiche. Cioè gli agenti di polizia giudiziaria, invece di andare a fare le indagini, si occupano di fare decine e decine e decine di migliaia di notifiche sulle cose, sui processi diciamo più importanti, perché gli ufficiali giudiziari sono aberrati di lavoro, perché l'ufficiale giudiziario, se tu lo mandi al civico numero 13 pur sapendo che la persona sta al numero 15, insomma ti scrive che questa persona a questo indirizzo non c'è. Invece l'agente di polizia giudiziaria ha una veduta un po' diversa e quindi la notifica è più affidabile. E sulle notifiche spesso e volentieri si giocano poi dopo prescrizioni, slittamenti di processi, scadenze di termini di carcerazione cautelare, insomma tutta una serie di complicazioni. Guarda, io se tu sei d'accordo, poi fra l'altro vorrei dire adesso due cose, no? Allora, la Commissione Antimafia ha ripreso i suoi lavori, te lo dico subito, per essere preciso mi sono aperto qui sull'altro computer un paio di pagine. Allora, il 28 settembre si è svolta l'86esima seduta, ci sono state prima chiaramente sedute i cui lavori diciamo sono un po' più riservati, che sono i lavori dei comitati e lo stesso ufficio di presidenza, però la seduta pubblica dopo dell'interruzione per la pausa estiva del 20 di luglio, la prima seduta pubblica si è svolta il 28 settembre, dove è stato audito il prefetto di Roma Pecoraro, e verrà poi, questa seduta è stata rinviata perché non è stato sufficiente il tempo di questa audizione, ed è stata rinviata la prossima seduta pubblica per le ore 14 del 5 ottobre, per cui la Commissione Antimafia dal 28 settembre rimanda diciamo i suoi lavori al 5 ottobre, e il prefetto Pecoraro ha svolto una sua relazione molto puntuale, rimarcando il fatto che a Roma la situazione è particolarmente pesante, soprattutto in merito al riciclaggio, dove operano un po' tutte le specie di mafie, per cui c'è l'Andrangheta, c'è la Camorra, c'è Cosa Nostra, per parte minoritaria c'è anche la Sacra Corona Unita, e poi ci sono diciamo consorterie straniere. L'Andrangheta la fa da padrona, in via prevalente sulle attività di riciclaggio, perché soprattutto nella ristorazione compra locali a più non posso, vabbè, sono noti. E infatti questi, proprio su questa cosa degli investimenti volevo sollecitarti, sì, se mi consentivi. Io sì, noi sappiamo che una delle grandi attività di questo governo, se così possiamo dire, nella lotta alla mafia è stata l'istituzione di una agenzia proprio per gestire tutta la praticamente tutta la questione della vendita dei beni che vengono confiscati, che sì, vengono confiscati i patrimoni insomma dei mafiosi, che vengono confiscati al termine dei procedimenti, sì, quando si arriva a sentenza, insomma viene appunto, e quindi per fare poi per realizzare un profitto. Prima ci stavano altre strutture, pare che adesso appunto venga tutto quanto concentrato a questa agenzia che ha sede a Reggio Calabria. Però sì, ci sono stati alcune diciamo interrogativi anche che sono stati posti dalla stampa, perché insomma mi sembra che le cose vadano un po' rilento, perché ci sono grandi puntuali
soprattutto dichiarazioni di un po' trionfalistiche al termine delle retate delle, che vengono fatte, poi dopo non si capisce com'è alla fine dei procedimenti queste realizzazioni in termini economici, insomma, tardino un pochino a, a aggiungere. Tu hai notizie appunto di questa, questa agenzia, puoi descriverci un po'? Guarda, questo diciamo è un ragionamento abbastanza complesso. L'agenzia, cioè la sede centrale ha sede a Reggio Calabria, è stata istituita dopo quel consiglio dei ministri straordinario che è stato tenuto a Reggio Calabria in risposta un po' alle bombe di Reggio del gennaio del 2009 e dell'agosto del 2009, perché è stato fortemente intimidita la magistratura regina con questo attentato al procuratore generale della Corte d'Appello di Landro. E comunque qui dobbiamo partire, sicuramente il tempo, noi abbiamo adesso una manciata di minuti, circa 6-7 minuti a disposizione, quindi non ce la faremo. Parto, incomincio però a fare il ragionamento e poi la prossima volta lo approfondiamo di più. E allora, dati aggiornati, un attimo, questi sono aggiornati al 31 di maggio, ma c'è il file aggiornato al 30 di giugno. Ecco, se si va sul sito del Ministero degli Interni, no, in alto a destra ci sono, diciamo, dati statistici, è un file che è aggiornato più o meno mese per mese, dove il Ministro degli Interni con 5 slide di PowerPoint offre diciamo una relazione schematica della lotta alla mafia con questo titolo. E vabbè, griffato chiaramente Ministero dell'Interno, lotta alla mafia, risultati del governo Berlusconi. Vabbè, già diciamo qui la cosa è opinabile, perché è chiaro ed evidente, lo sanno tutti, che non è il ministro Maroni né tantomeno gli uomini che stanno al ministero che vanno poi dopo a fare i risultati sulla lotta alla mafia, cioè gli arresti, i sequestri e le confische non sono loro che li fanno, ma li fa la magistratura. Fra altre cose, però, adesso, diciamo in questi mesi, vengono a maturazione indagini che sono nate molto tempo prima, quindi se magari vogliamo fare un ragionamento, il Ministero degli Interni mette a disposizione questi strumenti, che molte volte sono scarsa benzina, manutenzioni straordinari, vabbè, lì tocchiamo un altro argomento. Insomma, alla fine, mettendo da parte il discorso degli arresti, perché dobbiamo approfondire sequestro e confisca, la situazione è questa. E dal 7 maggio del 2008, quando si è insediato questo governo, fino al 30 giugno 2011, per cui sono 3 anni e 1 mese pieni, e, diciamo, il contrasto ai patrimoni mafiosi ha portato questi risultati. Sequestri per un controvalore di 18 miliardi 561 milioni di euro. Qui già il dato di Maroni contraddice se stesso, perché dice guarda che nello stesso periodo precedente, quindi nei 3 anni precedenti rispetto ad adesso, abbiamo un più 353%. Cioè Maroni si dovrebbe ricordare comunque che negli ultimi 10 anni 8 anni e 3 mesi sono stati governati da questa maggioranza. E quindi diciamo tutti questi più che vengono aggiunti qui vanno, uno poi dopo si chiede, dice ma scusa, se negli ultimi prima che facevate anni, appunto 8 anni e 3 mesi ci siete state voi, cioè il paragone lo fate con chi? Con Prodi, che voglio dire ha avuto quella parentesi, cioè questo è un più sulle vostre stesse attività, per cui è come se un po' uno si castra, no? E dice guarda come sono bello adesso e guarda quanto ero brutto prima. Certo. Cioè, no. Poi se andiamo sulle, quindi 18 miliardi e 561 milioni di euro, poi invece se andiamo sui beni confiscati, perché la confisca vale a dire è quando l'autorità giudiziaria acquisisce questo bene, siamo a 4 miliardi 192 milioni, più 511%, quindi vale lo stesso discorso di prima. Adesso io dico, in 3 anni e 1 mese, lasciamo stare il mese, no, le differenze, in 3 anni, negli ultimi 3 anni le mafie hanno avuto un fatturato di circa 200 miliardi all'anno, mi viene un po' da ridere, no, perché cioè, 600 miliardi hanno fatturato le mafie nel suo complesso in questi 3 anni, e noi gli abbiamo fatto un po' il solletichino che gliene abbiamo sequestrato contro valori per meno di 20 miliardi,
cioè di che cosa stiamo parlando? Cioè, poi no, ma poi anche la sproporzione, permettimi Marco, la sproporzione tra la confisca e tra la proprietà del sequestro e la confisca, perché il sequestro, guarda, le confische però devo dire la verità dal famoso consiglio straordinario di Reggio Calabria si sono snellite. Tu devi pensare che un anno fa erano ancora meno di 2 miliardi, in un anno hanno fatto ciò che la magistratura, grazie diciamo all'operazione di snellimento, che adesso non andiamo nel tecnico perché poi dopo ai web ascoltatori neanche interessa la parte tecnica perché ci vogliono dei giuristi eccetera eccetera, però c'è da dire che nell'ultimo anno si è fatto quello che non si era fatto nei 2 anni precedenti, cioè in un anno si è fatto di più dei 2 anni precedenti. Ci sarà sicuramente un'accelerazione, ci sono le condizioni per accelerare ancora di più, però di che cosa stiamo parlando? Cioè se questi fatturano 600 miliardi e noi gliene sequestriamo meno di 20 e gliene confischiamo 4, c'è un po' come avere una ditta di autotrasporti, c'è una piazzale, 50 camion, faccio una riunione con i miei autisti e dico vedete, spingete sull'acceleratore, le multe le pago io, nella consapevolezza che fatturo 1 milione di euro in più sapendo che poi, che ne so, su 1 milione di euro 25-30 mila euro le devo pagare di multe, il solletichino, no? Mi faccio un po' di conti e dico mi conviene fare così. In più bisogna dire anche un'altra cosa, sui beni sequestrati, no? Poniamo il caso che la magistratura mette le mani su un albergo, è chiaro che io vado a fare una valutazione commerciale, no? Dell'albergo. Di conseguenza no, sono stato distratto da un messaggio che ho ricevuto, ecco qua, sono ritornato, scusa, Skype ogni tanto qualcuno mi chatta qualcosa, quindi dicevo, l'albergo, facciamo una valutazione commerciale, vale 10 milioni di euro, quindi io lì metto 10 milioni di euro di beni sequestrati, oppure se arriva alla confisca 10 milioni di beni confiscati, ma equivale questo importo poi effettivamente al danno che io ho cagionato alla cosca? Probabilmente no, molto probabilmente no, perché magari l'albergo è il frutto, che ne so, di una vera e propria estorsione perché ho acquisito quel bene pagandolo 4 soldi perché le persone che li gestivano prima erano sotto scacco dalla cosca della zona per usura, cioè per dirne una, no? Quindi anche su questo bisogna fare una riflessione, però dando per oro colato e per buoni quei dati, che comunque sono dei dati sbagliati, cioè qui ci dobbiamo porre, non ci dobbiamo neanche porre il problema se l'agenzia c'è, funziona o non funziona, perché qui è il sistema di base che non funziona. Cioè noi possiamo avere l'agenzia più efficiente del mondo, ma anche se noi avessimo tutti quei 18 miliardi e mezzo non come beni sequestrati ma come beni confiscati, noi avremmo fatto soltanto il solletichino alle consorterie mafiose. Quindi in questo momento, siccome c'è questa discrepanza tra beni confiscati e beni sequestrati, e ci passano poi, in alcuni casi ci sono passati anni, adesso ripeto con la nuova normativa ne passa meno tempo, spesso i beni che vengono sequestrati quando diciamo il boss mafioso locale sa che gli verrà confiscato quel bene, lo devasta e quindi ci servono poi altri soldi per mettere in piedi e per ristrutturare queste cose prima di affidarli ai comuni piuttosto che ai progetti che vengono presentati, e quindi poi questi beni finiscono lì. Io penso pure un'altra cosa, questo però è un pensiero mio personale che magari potrà fare inorridire a qualcuno. Quanto viene confiscata, sequestrata e poi confiscata un'azienda? Chiudiamola e radiamola al suolo completamente. Cioè andare ad investire soldi in... Poi qualcuno verrà a dire sì, però si perdono ulteriori posti di lavoro. È vero, si perdono nell'immediato ulteriori posti di lavoro, però possono essere recuperati immediatamente siccome... diciamo dall'imprenditoria sana, cioè questo è, bisogna fare anche delle scelte del genere. In commissione antimafia Veltroni aveva tirato fuori un po', lo vediamo anche in questa discussione di cui ho pubblicato ancora non completamente questa discussione sulla relazione di mezzo termine, aveva diciamo proposto una specie di meccanismo di bollino blu per quanto riguarda le aziende. Però c'è tutto quanto veramente un sistema da ripensare, perché in questo poi c'è stata anche una polemica con Brunetta su questo.
Su che cosa, scusa? E mi pare sul fatto di diciamo una valutazione di un'inutilità del certificato antimafia, sempre relativo. Sì, quello è più però una cosa burocratica. È chiaro che la pubblica amministrazione sa se cioè, io devo andare presso la pubblica amministrazione a dire guarda, certificami se sono o no mafioso. Cioè, Brunetta, quello che dice Brunetta ha comunque un fondo di verità, cioè dati che la pubblica amministrazione ha, che bisogno ci deve essere che poi io me li devo recuperare. Sì, sì, sono decisamente condivisibili. Però il problema sta in un fatto, sulle procedure poi dopo, no? Ad esempio la Salerno-Reggio Calabria è falcidiata da questo sistema della certificazione antimafia, che nonostante che i subappaltatori il certificato antimafia lo portano prima, nel momento in cui lo perdono vengono cacciati via. E ci sono, diciamo, tratti interi della Salerno-Reggio Calabria che hanno pagato questo meccanismo veramente in modo pesante, perché ad esempio nel Regino non ci sono cave dove si può andare a conferire i detriti che vengono dagli scavi delle gallerie, perché non esistono cave i cui appartenenti hanno un certificato antimafia. Allora aumentiamo ancora di più questa complicazione. Durante l'estate avete sentito parlare di mafie? No. Durante questa crisi economica avete sentito parlare di mafia? No. Eppure nei momenti di crisi proprio la liquidità della mafia da una parte e la carenza di liquidità sui mercati rende le attività mafiose floridissime, nel senso che hanno molte più occasioni. Su questo poi ci faremo una puntata magari di un'ora e approfondiamo questo tema. E noi purtroppo andiamo avanti così. Io, se tu sei d'accordo e se Roberto è in linea, ti darei perché sì. Siamo richiamati. Siamo un po' sforati. Speciali... Ah, quanti? Scusate, non si è sentito, diciamo, volevo richiamarvi all'ordine, avete sforato. 74 persone contemporaneamente collegate sulla web TV. Oh, ma davvero così tanti? Così tanti, infatti abbiamo commentato positivamente in chat, però venivano molti da Facebook, tant'è vero che sul sito ce n'erano circa la metà, mentre l'altra metà veniva da Facebook. Bene ragazzi, io direi che a questo punto c'è l'appuntamento successivo, non si smette mai di essere razzisti, io chiuderei questa comunicazione, intanto salutiamo chiaramente Gianni Colacione. Un saluto a tutti quanti. Che ha perfettamente condotto questo spazio Aboliamo le mafie. Torniamo nello studio di Lecce. Un saluto anche da parte mia. Chiudiamo la comunicazione con Gianni Colacione e con Marco Marchese, ma la riprendiamo immediatamente con Marco Marchese e aggiungiamo...